Dobbiamo imparare a dire al Signore grazie, sì o no? Eh? Perché tante volte diciamo: Signore, benedicimi, benedici, benedici, ma noi viviamo nella benedizione. Amen. Io vorrei che noi entrassimo in questa ottica, eh? perché spesse volte abbiamo un'ottica un po' troppo cattolica, pietista, eh? no? Ah, Signore, non mi merito niente. No? Mia madre. Mia madre quando pregava e tutta le domenica mattina si alzava in chiesa a pregare e diceva Signore abbi pietà di noi perché noi siamo vermi della terra. Va bene? E, e, e allora voglio dire stai attento ad essere troppo verme perché qualcuno ti schiaccia poi. <ride> <ride> allora, allora invece noi non siamo vermi, va bene? Dire alla persona vicenti, non sei un verme, Dio, non sei un verme. Sei una persona bellissima. Eh? Eh, sei una persona bellissima, no? Siamo figli di Dio Altissimo. Amen? O se eravamo un po' vermicattoli, sì, ma il Signore ci ha trasformati, amen? ci ha portati di gloria in gloria. E ancora oggi noi contemplando il suo volto, scritto nella parola del Signore, contemplando il suo volto, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in, in gloria. Allora, sorelle e fratelli, sapete, io credo che noi abbiamo tanti concetti sbagliati su come noi dobbiamo servire il Signore. Noi dobbiamo liberarci da tutti questi concetti perché noi siamo nella benedizione. Anche se siamo nella sofferenza, lo stesso siamo nella benedizione. Perché Dio ci ha benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti. Amen. Allora, ci sono momenti in cui noi dobbiamo combattere perché il diavolo magari o la vita o le circostanze vogliono cercarci di allontanare da questo pensiero che siamo benedetti, ma in verità noi siamo benedetti, va bene. E sapete, è così facile cadere dal livello super spirituale al livello supernaturale, perché noi siamo fatti di carne, va bene. Allora, facilmente la nostra mente, i nostri pensieri partono e vanno alla deriva. Ma per la grazia di Dio noi vogliamo avere una mente santa, amen? vogliamo avere una mente rinnovata, siate rinnovati nello spirito della vostra mente, vogliamo avere una mente che cambia il modo di pensare. Oggi ci sono un sacco di scienze, le neuroscienze che vogliono insegnare alla gente a cambiare il loro modo di pensare per vivere in maniera felice. La Bibbia ce l'ha insegnato tanti anni fa, amen? quindi noi possiamo vivere nella dimensione spirituale, soprannaturale, di ricevere la benedizione di Dio, di vivere nella benedizione di Dio, di essere sicuri, di essere benedetti e strabenedetti. Amen. Perché siamo in Cristo Gesù benedetti di ogni benedizione, nei luoghi celesti, ma non solo nei luoghi celesti, anche nei luoghi terrestri. Amen? Perché la benedizione di Dio non si limita alla sfera spirituale. La benedizione di Dio avviene su di noi anche nella sfera materiale. Per questo Dio ha ordinato la guarigione, sì o no? Se Dio voleva benedirci solo nella sfera spirituale, avrebbe detto io sono il Signore che ti guarisco? No, non l'avrebbe detto. Avrebbe ordinato che ci, nella Chiesa ci fossero i ministeri di guarigione? No. Avrebbe ordinato che ci sono dati i doni de, di guarigione? E, e, no, ma Dio è interessato alla nostra vita. Amen. Dio è interessato al nostro essere, a come noi siamo, a come noi stiamo. Ed è vero, noi combattiamo, ma combattiamo avendo davanti a noi una meta. E la meta è la nostra vita eterna. Amen. Discutevamo venerdì sul fatto che nel mondo molti credono nella reincarnazione. Amen. Noi non crediamo nella reincarnazione, noi crediamo nella resurrezione. Amen. Dillo con me, io credo nella risurrezione. Un giorno saremo risuscitati. E a Dio, non avremo più i dolori artistici, non avremo più niente, Vabbè, saremo un corpo glorioso e meraviglioso. Amen. Allora stiamo andando avanti in questa serie di vivere nella benedizione. Sono degli insegnamenti più che dei messaggi, è chiaro, è chiaro no? però. Io penso che questo è importante, perché noi entriamo in questa dimensione di comprendere come noi siamo benedetti. E quindi vivere nella benedizione, la benedizione del dare, va bene? Questo è molto importante. Abbiamo parlato l'altra volta della benedizione dell'obbedienza, abbiamo parlato della benedizione chiedendo attraverso la preghiera, oggi parliamo della benedizione del dare. E noi sappiamo che la Bibbia insegna un messaggio molto semplice riguardo all'essere benedetti, va bene? per essere noi stessi una benedizione. Cioè Dio vuole che noi siamo benedetti non perché riteniamo per noi stessi, ma perché noi, noi diventiamo un mezzo di benedizione per gli altri. Quindi si tratta di una legge ciclica che è simile a semina e a raccolta. È stata chiamata anche la legge del raccolto nel mondo cristiano, nel mondo nella scienza si chiama la legge della causa e dell'effetto, se tu fai qualche cosa ci sarà un effetto eh, relativo a questo e, e per esempio si dice si ottiene quello che si paga, si ottiene ciò che si mette dentro e ciò che si semina anche si eh, raccoglie. Ma indipendentemente da come l'uomo ha cercato di etichettare eh, questa cosa, questa legge eh, questa legge del dare e del ricevere eh, è eh, originata da Dio ed è stabilita sin sì, dalla fondazione eh, del mondo. Eh, comunque non è un'ipotesi o una teoria, si tratta a, di una legge che è radicata e che si applica alla vita sia su questa terra che in cielo. Eh, e noi dobbiamo essere consapevoli di questo, sin, sia, anche se non lo siamo consapevoli, però... Questa legge è valida lo stesso: quello che rilasci, quello che dai, quello che metti fuori ti sarà restituito e anche di più, e riceverai in proporzione a quanto dai. Se si dà o se si semina con parsimonia, si riceverà o si raccoglierà con parsimonia. Secondo Corinzi 9,6 dice proprio questo: dice che chi semina va bene, abbondantemente raccoglierà abbondantemente, chi semina scarsamente raccoglierà altresì scarsamente. Amen. E se desideri ricevere la benedizione di Dio, devi essere pronto a dare. Non puoi pretendere di vivere una vita benedetta se tutto ciò che fai è ricevere, ricevere, ricevere. Se tu ricevi, 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 ricevi. Gli avari che cosa fanno gli avari? Chiedono, chiedono, tengono per sé, va bene, e, e, e non danno nulla. Ma l'avarizia è qualcosa che gradita a Dio? No, è uno dei peccati. È vero? E quindi si finirebbe come malmorto, diventando troppo salato e troppo tossico per sopportare qualsiasi tipo di vita. Un cristiano che è benedetto è vibrante, è fecondo, è in grado di dare e sostenere la vita. Tutto intorno a loro è benedetto e lo spirito stantio della morte non rimane intorno a loro molto a lungo. E io credo che se tu hai una persona che ti dà, la ami di più. <ride> che se hai una persona che non ti dà niente, ti tratta proprio male. È vero? Comunque, perché sono benedetti, danno benedizione e a loro volta causano un flusso di abbondanza nel regno di Dio dove la mancanza ne resiste. Sapete che nel regno di Dio non c'è povertà. Quanti sanno questo? Siete convinti sì o no? Nel regno di Dio non c'è povertà, è chiaro? Cosa dice Dio? Mio è l'oro, mio è l'argento. Nel regno di Dio non c'è povertà, c'è benedizione, c'è prosperità, c'è abbondanza. Eh? Molte chiese oggi dicono che si sono modellate eh, secondo le chiese del Nuovo Testamento, ma la casa primitiva ricevette e rispose al messaggio di dare in un modo che molti di noi oggi sarebbero resti a praticare. Quanti di noi sarebbero disposti a mettere tutto insieme come era la casa primitiva? Io credo che, che non ce ne sono tanti che vorrebbero vivere in una comunità stretta così tipo monastica, dove tutto è veramente in comune. Penso che qualcuno sì ci sarebbe con l'ideale, ma la maggior parte delle persone vuole la propria indipendenza, vuole la propria uh, libertà. E infatti io voglio dire anche che le Atti capitolo 2, eh, 3 e 4 non è durato fino a cap Atti capitolo 28. Questo ci vuole insegnare qualche cosa, credo. È vero. Certo, quello è l'ideale di Dio, e un giorno sarà uh, realizzato proprio così. In secondo Corinzi 8, 14, 15: Paolo incoraggiò i corinzi a continuare a quello che avevano sempre fatto, che consisteva nel fatto che coloro che erano in abbondanza dessero a coloro che erano nel bisogno, in modo che nessuno sarebbe stato mancante e che tutti sarebbero stati benedetti. E questa la chiamò. Uguaglianza atti 2:44-45, atti 4, 32, 33 è quel passo che stavamo dicendo dove è scritto che tutti avevano ogni cosa insieme ed in comune e non c'era nessun bisognoso tra di loro. e Sappiamo anche poi che cosa è successo, però, perché Anania e Safira, che hanno voluto vendere un, il, il potere e hanno voluto però riservare per sé una parte dei, dei, dei beni, sono andati davanti agli apostoli e hanno detto delle bugie. E che cosa è successo? Che sono morti. Quindi era uno stile di vita molto alto. Eh, eh. Quindi c'era un flusso vivente di benedizione tra i membri di questa Chiesa e coloro che erano stati benedetti hanno dato a coloro che avevano bisogno una benedizione dove avevano fatto volentieri e allegramente in ognuno di questi casi si vedrà che la grazia soprannaturale di Dio circondò e benedisse i donatori e i eh, riceventi in modo che il dono non era un peso, e coloro che hanno ricevuto sono stati benedetti abbastanza per diventare donatori a loro volta. Le benedizioni del dare nella Bibbia ci sono sette luoghi simbolici che sono luoghi di benedizione, sono dichiarati luoghi di benedizione. In questi luoghi il popolo di Israele è stato benedetto e quando era lì aveva grande abbondanza. E quindi per ricevere la benedizione del dare è necessario prima essere benedetti con l'abbondanza. Nell'Antico Testamento fra i nomi di alcuni luoghi fisici che rappresentano l'abbondanza, la fertilità, la fecondità, l'eccellenza e la bellezza. E quando il popolo di Dio abitò in questi luoghi, le loro viete prosperarono come mai prima. Erano in pace, erano protetti dai loro nemici, avevano tutto il cibo, producevano ciò che potevano mangiare, la loro terra era ben irrigata, il loro bestiame era alimentato e questo fu vero fino a quanto loro rimasero in questo, in questo luogo. Oggi il corpo di Cristo sta lottando per capire come essere in un luogo di benedizioni e di abbondanza, in modo che noi possiamo dare al mondo ciò di cui il mondo ha veramente bisogno, come una testimonianza della grazia di Dio nella nostra vita e nella Chiesa. C'è una mancanza di rivelazione riguardo alle leggi e circa le ordinanze che Dio ha dato sul dare e anche sul ricevere. E ciò che mantiene la Chiesa è, 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 questo qui, questa mancanza di conoscenza, mantiene la Chiesa sempre in uno stato di, eh, eh, di bisogno. Molti non si sentono spinti dalla grazia di Dio a dare con gioia, perché non stanno dimorando in uno dei luoghi spirituali che Dio ha stabilito per l'abbondanza. Vediamo quali sono questi luoghi. Sette luoghi in cui l'abbondanza del cielo scorreva giù per terra. Sono sette aposti che sono ancora attivi nel regno spirituale. E quindi se noi preghiamo e confessiamo la benedizione che ci sono collegate spiritualmente, simbolicamente, a questi luoghi, questa benedizione è anche per noi. Il flusso della benedizione viene nella nostra vita e così noi siamo eh, in grado di poter vedere che la volontà di Dio è rilasciata sulla terra così come anche noi nel cielo e la sua volontà è realizzata nella nostra vita per farci prosperare ecco questi luoghi dell'abbondanza il primo luogo la pianura di Sharon la pianura di Sharon significa la fecondità del regno la pianura di Sharon la fecondità del regno la pianura di Sharon era nota per la sua fecondità e fertilità in entrambi, in primo cronaca 27-29, in Isaia 65-10, è un luogo di pascolo, un pascolo per le grigi. È pieno, e lussureggiante ed era sempre in, in fiore. Quindi la connotazione ebraica della parola fiore, in Isaia 35, è che fiorirà abbondantemente, cioè è fiorente, cioè deve fiorire. In altre parole la sua fertilità, la sua fecondità, la bellezza e la capacità di eh, continuare a fiorire, di vivere, eh, saranno senza fine. Quindi quando i tanti colori dei fiori stanno sbocciando, è una scena di grande bellezza. E quindi eh, cosa abbiamo bisogno noi di vedere sbocciare nella nostra vita in abbondanza? Perché questa bellezza dei fiori che sbocciano nella valle è presente e Dio la vuole portare nel mezzo di noi. Secondo posto. Eh, là è il, eh, eh, il Monte Carmelo, il Monte Carmelo. Allora, il Monte Carmelo è un monte un po' particolare perché il Monte Carmelo ci parla della bellezza e dell'eccellenza del regno. Isaia 35,2 menziona anche l'eccellenza del Carmelo che significa che il Signore visualizza la sua gloria e splendore in questa montagna, il Signore manifesta la sua gloria in questa montagna. La parola Carmelo significa giardino, frutteto ed anche riferisce a un campo fecondo. Isaia 10:18 e Isaia 16:10, la parola Carmelo è tradotta direttamente come un campo fecondo, un campo abbondante ed è anche indicato come un luogo di bellezza, come eccellenza, come un paese abbondante, come Carmelo che è presso il mare. Ci siamo con Monte Carmelo? Allora il primo luogo è la valle di... Il secondo è il Monte Carmelo. Il monte Carmelo, il terzo è il luogo, la gloria del Libano. Il Libano è una valle fertile, piena di fiori profumati, arbusti aromatici e viti, freschi ruscelli, e una varietà di alti e forti alberi. Era un luogo di rifugio dal caldo della pianura. Quando volevi rifugiarti dal caldo, andavi, è vero, sulla gloria, al Libano. Ed è un diretto contrasto con i deserti della zona che è praticamente un posto di oasi. Quindi il terzo posto è la gloria del. Quarto posto, la valle di Acor, la valle di Acor, la valle di Acor è un luogo dove il l'ira del Signore si allontanò da Israele dopo la lepidazione di Acan. E ad esse fu dato un varco per entrare nella terra promessa. Gesù è 7, 24, eh, 26. In Esaia 65, 10 è stata una ricompensa per le persone che cercano Dio. I profeti lo usarono come simbolo di uno stato di appagamento e di pace dopo l'avvenuta del Messia, un'inversione della collera di Dio sugli uomini per i loro peccati, nel caso ricevano il suo figlio secondo le sue vie. La valle di Acor è come un varco tra la maledizione del peccato e la benedizione di Dio, tra la morte e la vita, tra la vecchia alleanza e la nuova alleanza. La valle di Acor. Il monte Ermo, quante volte abbiamo sentito parlare del monte di Ermo? Il monte di Ermo, qual è il significato del monte di Ermo? Ermo rappresenta la benedizione del regno, la rugiada. Va bene? Ora, questa rugiada del monte Ermon è molto particolare va bene, perché, perché questa rugiada non è quella che scompare immediatamente, questa rugiada arriva fino alle radici, è molto penetrante. E come potete vedere, come è scritto là, va bene? Vieni con me al Libano, mia sposa, nel Cantico dei Cantici, c'è scritto guarda dalla cima della mana, dalla cima del Sanire e dell'Ermon, e dalle spelonche dei leoni, da monti dei leopardi. La rugiada del Monte di Ermone, innevato a tre picchi, è paragonata, al ricordo, dell'unità della divinità, un Dio, unico Dio a tre persone. E quando l'aria fresca delle cime innevate del Monte di Ermone incontra l'aria calda del deserto, le nuvole dispensano una rugiada abbondanza che è saturante, penetrante e impregnante. E quindi non c'è da meravigliarsi che alla base del monte Ermon ci sono lussureggianti giardini, frutteti fecondi, campi fertili. La rugiada dell'Ermon penetra le radici degli alberi e delle piante e non è solo una umidità eh, superficiale. Il sesto posto. Quanti hanno sentito parlare di Sion? Sion è il monte per eccellenza. È il posto d'eccellenza, vero. Eh. Sion è conosciuta come la città di Davide, come la città della pace, come la città di Dio. Era una fortezza di tutela per gli Israeliti ed era il luogo dove il Re Davide ospitava l'arca dell'Alleanza. È un luogo di santità dove dimoravano la presenza e la bontà di Dio. Pertanto essi verranno e canteranno all'altezza di Sion. E affluiranno insieme alla bontà del Signore per il frumento e per il vino e per l'olio e per i giovani del gregge e della mandria, e la loro anima sarà come un giardino irrigato e non devono dispiacere più a tutti. Geremia eh, 12. Settimo, che però è il primo, il giardino dell'Eden, parola Eden significa? Delizia. Eden significa delizia. L'Eden era il giardino delle delizie, dove l'uomo doveva stare nella più completa uh, benedizione, aveva tutto a disposizione. Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna, vivevano nel giardino della delizia. In Genesi 2.3 troviamo che Eden è un luogo di benedizione e di prosperità di Dio. È stato il luogo della varietà, della bellezza, della fecondità, della creazione di Dio e tutti gli esseri viventi può tracciare il suo inizio nel giardino di Eden. Tutti noi possiamo farci risalire a prima d'amo, al giardino di Eden. In realtà il Signore voleva che noi tutti godessimo della benedizione di Eden, ma questa benedizione si è persa, ma un giorno, come abbiamo detto anche, sarà restaurata quando noi saremo nuovamente nella nuova Gerusalemme. Il giardino rappresenta anche l'intimità, un luogo dove l'uomo era il più vicino a Dio. Camminava in mezzo a loro nel fresco del giorno, non c'era nessun muro divisorio dal peccato. Amen? Vedi Genesi. Allora, sette luoghi di abbondanza, va bene? Ripetiamo, la pianura di Sharon, che significa la fecondità del regno. Il monte Carmelo, che significa la bellezza... E l'eccellenza del Regno, poi la gloria del Libano, che è piena di vita, va bene, quindi un luogo di ristoro, un luogo di rifugio, va bene, quindi rappresenta il rifugio, il ristoro che abbiamo nel Regno di Dio. La Valle di Acor è la Valle dell'Apertura, della Benedizione, dove il Dio apre nuove porte per entrare nel Regno, va bene. La, la, la valle del pagamento della pace dopo la venuta del messia il monte di ermo che è il monte della, della benedizione no? della, della, eh, della crescita direi della soddisfazione di avere eh, la benedizione il monte di sion che è il luogo della santità no? il luogo dove dimora il signore dove c'è la, la città di davide e il giardino dell'Eden, che è la promessa che si spetta davanti e per cui noi stiamo camminando in questo tempo. Ancora Gesù, però, ci dice oggi: date, e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno una buona misura pigiata, scossa traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. La traduzione della Bibbia, eh, la parola è vita, dice date e riceverete. Ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per far posto ad altro ed addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccola o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Ora qui è veramente il nostro problema, che non riusciamo a vincere la nostra mentalità, va bene? perché è una legge spirituale, ma l'uomo naturale non accetta queste leggi, le leggi di Dio. E quindi imparare, come dicevo anche all'inizio, a cambiare la nostra mentalità per accettare le leggi del regno. Tutti questi luoghi sono luoghi stabiliti nella scrittura dove Dio aveva ordinato la benedizione. E sapete, voi mi potete dire, ma oggi nel nuovo patto queste cose non significano più niente, ma Dio ha messo queste cose come, come tipi della benedizione, di quello che noi potremmo avere anche oggi nel nuovo patto. Questi sono simboli che sono stati messi nel vecchio patto perché la parola del Signore dice che tutto ciò che è stato scritto per là dietro è per il nostro insegnamento, per il nostro ammaestramento oggi. Quindi se il Signore ha stabilito e aveva stabilito dei luoghi speciali di benedizione, ancora oggi noi possiamo trovare benedizione attraverso la comunione, attraverso la preghiera, reclamando la benedizione che Dio aveva anche stabilito in questi luoghi. Ed è bello sapere queste cose, io credo, perché eh, se noi abbiamo questa uh, visione, bene, Possiamo essere, più, eh, non so, incoraggiati, direi, no? Possiamo essere più incoraggiati nel sapere che comunque Dio aveva ordinato la benedizione ma non solo, aveva stabilito dei luoghi specifici e che quando c'era il suo popolo, eh, il suo popolo era benedetto in tutti questi posti e che profeticamente anche ha anche dichiarato questi posti come luoghi di benedizione. E quindi la pianura di Sharon, la fecondità del regno, il Monte Carmelo... La gloria del Libano, la valle di Acor, il monte Ermo, il monte di Sion, che è il monte del Signore, e il giardino dell'Eder. Sono tutti posti che sono stati preparati per noi anche spiritualmente. Amen. Ringraziamo il Signore per questo. Allora, vogliamo ora pregare insieme, perché la parola del Signore ci dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione, di allargare il nostro cuore, allargare la nostra mente, perché possiamo dare, va bene, e non solo ricevere. Più noi riceveremo da Dio, più potremo dare, più saremo benedetti, più il corpo di Cristo sarà benedetto, più il mondo potrà ricevere benedizione. Amen.